alla 76esima mostra internazionale del cinema di Venezia anche un pezzo di Altamarca trevigiana, grazie alla conferenza stampa annuale della Treviso Film Commission. Presidente Garatti, oggi nel contesto della mostra del cinema di Venezia la Treviso Film Commission è stata davvero protagonista, un impegno che coniuga il mondo dell'arte a quello della promozione del territorio con grande successo, direi. Beh, due messaggi, la ringrazio per i complimenti che accolgo con grande piacere. Due messaggi oggi. Questa è la capacità di una film commission di pensare al proprio territorio. L'abbinamento che c'è tra arte, cultura e turismo, che fa parte di un binomio essenziale per dare le immagini di questo territorio e creare dei nuovi amici e dei nuovi turisti. Qui ho avuto la fortuna durante il mio percorso di conoscere Nazareno Balani, nella cui presentazione penso non serva farla, nel senso il regista forse nell'ambito sportivo più importante che abbiamo mai avuto, e il quale si è innamorato, e è stata questa la nostra fortuna, del nostro territorio, di questa salita che ha fatto celebrato più volte con il passaggio del Giro d'Italia e l'ha resa ormai una delle salite più importanti che abbiamo a livello sia nazionale ma penso che ormai internazionale. Ma io lo confesso, è uno dei posti dove mi piace ritornare perché è un posto magico secondo me, e raccontarlo è stato un piacere ma anche un onore perché è un territorio che merita e merita anche chi ci lavora e chi ci fatica sopra. Con Piero Cannizzaro, regista coinvolto nel territorio della Marca Trevigiana per due documentari distinti, uno sulle rive del Sile e uno nel cuore del Veneto, tra le colline del Prosecco Superiore con Conegliano Valdobbiadene di OCG. Ecco, una nota particolare parlando di Valdobbiadene e delle sue colline, proprio poche settimane dopo le registrazioni le colline sono state riconosciute come patrimonio dell'umanità UNESCO. Sì, infatti lo stavo proprio mixando, che praticamente era finito, e ho fatto una piccola correzione nel testo senza datarlo, proprio perché poi questi lavori vanno in replica 2, 3, 4, 5 volte, quindi vuol dire 4, 5 anni, anche di più, poi rimangono in piedi, vivono, e quindi non ho messo anno appena da, però ho sostituito e ho messo nel testo che avevo avuto questo riconoscimento, e per me è stata anche una bella soddisfazione, perché ecco, mi è sembrata una coincidenza particolare. Diciamo che noi fortunatamente avevamo già una Treviso Film Commission molto attiva, la verità però è che in Veneto ogni provincia aveva la propria Film Commission, quindi c'era quella trevigiana, vicentina e così via. Con la Film Commission regionale noi abbiamo fatto una rete, appunto, che ha il compito non solo di finanziare ma anche, insomma, a accogliere e raccogliere tutte le migliori teste, le migliori skills e intelligenze che abbiamo in Veneto per promuovere film di qualità. Con il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti, Mario Pozza, oggi a Venezia, al Lido, per questa conferenza annuale della Treviso Film Commission, un'iniziativa dove la Camera di Commercio ha voluto investire e dedicare anche dei fondi particolari. Sì, è un'iniziativa molto importante perché in occasione della Festival del Cinema presentiamo il lavoro della Film Commission Treviso, che sta dando frutti molto positivi, se così vogliamo dire. Abbiamo avuto grande affermazione nelle passate pellicole e quindi anche quest'anno vogliamo portare al meglio, ovviamente. Alessandro Martini, direttore della Treviso Film Commission, questa iniziativa oggi alla Mostra del Cinema ha davvero messo in risalto la Marca Trevigiana ma anche la Regione Veneto. Beh sì, abbiamo voluto dare a questa giornata una, diciamo, multidisciplinarità che andava dal sociale all'economico, dal nostro mondo del prosecco ai valori ambientali e, insomma, aspetti che sono la quotidianità per un territorio come quello trevigiano. Un messaggio per venire nel nostro territorio, e fondamentalmente ritorniamo alla mission originaria di Marca Treviso, che era quella appunto di fare l'incoming turistico. Quindi la Film Commission prosegue in salute, e quindi confidiamo che questa salute duri nel tempo, e ci siamo già dati appuntamento al 2020.